amici di Peprati MTB Roma, oggi ci troviamo dietro la riserva naturale dell'Insugherata e ci apprestiamo a scendere da un sentiero a noi molto caro, quello che molti chiamano il Picchio, ed esattamente il lato di destra, che poi ricongiunge la via Francigena all'interno della riserva naturale dell'Insugherata. Si entra subito a destra e come vedete il sentiero è molto stretto, qui attenzione perché si trova un pezzo con dei ferri in contropendenza, quindi fate molta attenzione girando sulla sinistra al primo bivio. Dopodiché è tutto dritto, tutto ben visibile, guidato, a volte potete trovare cinghiali, ma basta andarci con un pochino di cautela, non dovreste avere un grosso problema. Il sentiero inizia da via Paolo Emilio Castagnola, all'altezza più o meno del civico 15, e si entra direttamente all'interno della riserva. Il punto esatto d'ingresso ve lo segno direttamente sotto nella descrizione, in modo che potete trovarlo direttamente su Google Map. Se vi piace questo tipo di guide all'interno dei trail romani, non dovete far altro che lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi. Adesso accelererò un attimino il video in modo da portarvi direttamente sullo spiazzo principale, anche perché qua il sentiero è sempre ben visibile, come vedete. Da questo punto in poi, come vedete, il terreno comincia a scendere e piano piano a crearsi delle buche, però con un po' di prudenza si scende tranquillamente, basta copiare tutto quanto. Il terreno è sabbioso quasi tutto l'anno, quindi non è un grosso problema farlo anche in inverno. Come potete vedere qui sulla sinistra comincia un altro sentiero ed è quello che viene considerato il Picchio di sinistra, però spesso e volentieri, soprattutto durante l'inverno, è abbastanza rovinato, con tanti tronchi ed è abbastanza viscido e scivolo sul terreno, quindi poco praticabile per i neofiti. Qui si prosegue dritto, lungo sempre lo stesso sentiero, attenzione ai rovi e alle sterpaglie e con prudenza si scende. Qui troviamo un paio di gradini, ma basta seguire una linea corretta e copiandoli tranquillamente non si hanno grossi problemi. Poi comunque vi indico tutto quanto con le colorazioni differenti. Qui prudenza. Mi raccomando ai canali scavati nella terra. Qui iniziano le radici e le rocce. La pendenza è sempre abbastanza evidente, però con i freni un pochino in mano si riesce a procedere correttamente. L'importante è tenere sempre una linea pulita e consona alle proprie esigenze. Attenzione perché qui il sentiero sulla sinistra è un pochino esposto, quindi cercate sempre di tenere una traiettoria più interna. Questa è la parte terminale del trail, è una forte contropendenza con un ripido abbastanza accentuato. Se non ve la sentite scendete, se no altrimenti controllatela come se fosse una normalissima contropendenza. Quindi tutto a sinistra, attenzione alle radici, attenzione alla steccionata, se no altrimenti scendete e a volte, spesso e volentieri, trovate una corda sulla destra dove appoggiarvi. Questo tratto è sempre pieno di rovi, fatelo con cautela e qui possiamo sbucare direttamente sulla via Francigena. E con questo abbiamo concluso il trail del Picchio all'interno del parco della riserva naturale dell'Insugherata. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e se avete dubbi scrivetelo tranquillamente nei commenti. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima!